Ehi, ciao a tutti amici di YouTube! Diciamo che questa è una seconda puntata riferita al precedente video dedicato a Hydro Max, il software che consente di creare grafiche di ogni tipo, dai diagrammi agli schemi elettrici. Oggi vi recensisco MindMaster, praticamente l'applicativo minore perché consente di creare solamente diagrammi, mappe mentali e infografiche. Solamente mettetelo fra virgolette, è un termine che pare dispregiativo, ma i contenuti, i modelli che potete creare sono moltissimi, perciò ripeto, è paragonato a Hydro Max. Infatti, se volete qualcosa in più, seguite l'apposito video. In descrizione vi lascio il link per poter scaricare MindMaster. Inoltre, vi consiglio di guardare il resto del sito, magari trovate anche qualche applicativo interessante. La licenza è a pagamento, si parte dai 49 euro individuali annuali fino a 149 aziendali a vita, quindi ecco, dipende dalle vostre esigenze. L'azienda offre anche il periodo di prova, così potete vedere se il software fa per voi. Le lingue supportate sono diverse, fra cui il nostro italiano. È utilizzabile su Windows, macOS, Linux, software web e app iOS Android. Per tutte le singole info, senza linkarvele qui, potete consultare il sito. Sotto questo aspetto è molto completo e funzionale. Eseguite l'installazione. Su disco il programma peserà circa 300 MB. Nel frattempo vi informo che è presente una guida PDF sul sito ufficiale, in modo da poter capire al meglio MindMaster. È in lingua inglese, complessivamente sono 80 pagine, ma non vi preoccupate, il testo è scorrevole e ci sono immagini d'esempio. Ecco qui, come vedete l'interfaccia è semplice, intuitiva, molto simile alla suite Microsoft Office. Per chi adopera Word, Excel, PowerPoint, si sarà già ambientato. La tendina a sinistra vi consente di svolgere varie azioni, come importare, esportare un documento, lo si può stampare naturalmente, salvare con nome. Poi ci sono le opzioni del programma che consiglio di darci un'occhiata, giusto per impostare il proprio lavoro. In documenti cloud avete tutti i progetti che intendete salvare online. Funzione molto comoda, in maniera da lavorare su vari dispositivi. Allora, sulla schermata principale avete vari template, dai modelli vuoti, che sono in tutto 12, agli esempi locali, che sono 123. Faccio un esempio, non tanto semplice, ma neanche difficile, giusto per farvi capire cosa ci si può fare. Apro questa grafica, Benesid Scorecard. Vi analizzo velocemente la schermata. In alto avete la barra degli strumenti, home, stile pagina, presentazione, avanzate, visualizza, aiuto. Alcune voci sono presenti anche nel menu a destra, quello che probabilmente utilizzerete di più. A differenza di Hydro Max, la libreria, ovvero il luogo dove poter pescare le immagini che contiene il programma, è stata inclusa nel menu. Da un certo punto di vista è meglio perché abbiamo più facilità nel lavorare nel foglio. Iniziamo appunto dalla libreria. Se io volessi sostituire l'immagine, mi basta cliccare sull'omonima voce aprendo la tendina sull'oggetto ed ecco l'imbarazzo della scelta. Per modificare il testo occorre selezionarlo e scrivere quello che si desidera. In questo menu avete tante funzionalità e strumenti. Non ve li sto a mostrare perché sono veramente tanti, altrimenti questo video diventa infinito. Comunque, per riassumere, c'è la sezione formato pagina. Outline, ovvero la parte testuale dello schema, se volete anche da qui potete rinominare le voci, mark, quindi le etichette,
clip art, ovvero la libreria delle icone menzionata prima, task, le proprietà del foglio. Altre cosette da dire. Per lavorarci al meglio potete impostare anche un tema. Per attivare, disattivare la licenza andate su aiuto. Per avviare una presentazione, ecco qui la voce che consente di farla, come su PowerPoint, ecco, identica cosa. Per l'esportazione avete varie scelte di estensione, un'immagine, un PDF, un docs, quindi un Word, HTML, addirittura in Evernote. E Mindmaster è in continuo aggiornamento, come giusto che sia. È un software molto supportato, potete verificare la disponibilità di una nuova versione con l'apposito bottone. Bene, avete visto in grandi linee cosa può fare Mindmaster. Non ho da evidenziare problemi, magari ecco un piccolo suggerimento per Wondershare. Le varie guide, visto che nel programma è supportato l'italiano, mi piacerebbe vederle appunto in questa lingua. Tutto qui è proprio una particolarità, lo dico per gli utenti meno pratici. Fatemi sapere nei commenti se Mindmaster vi può essere benefico. Provate anche Edron Max, intanto lo potete testare gratuitamente. Ci vediamo ad un prossimo video.